Ciao a tutti ragazzi, per questo video dovete vedere, siamo su Jurassic World Evolution 2 ovviamente. E questa volta abbiamo in serbo per voi lo Stegoceratops. Anche se in realtà ci sta anche questo signorino qui, ma lo rilasceremo la prossima volta. Ma che bella animazione che fa! Guarda che figo, quello è sottoterra invece. E ok, non era voluta quella. Ce ne sono due sottoterra, bellissimo. Ecco qua. Lo Stegoceratops è un ibrido che è stato appositamente progettato per sbalordire i visitatori. Ha Beh. tutto: le corna, il collare, le placche, gli spuntoni. Questa creatura è un capolavoro della mente brillante del dottor Henry Wu, nonché della sua incredibile abilità in laboratorio. Da notare come Henry Wu ancora non ha parlato. Vedo già delle cose un poco strane qua sulla schiena. Non so se perché io ho la grafica bassa, però è un modello un poco più strecciato. Però qua ci sta questa specie di... Non lo so, è strano, sembra che la schiena è un po' rotta. Perché, vabbè, voi siete compenetrati. Sembra che questa parte sta un poco più verso l'interno della schiena. Infatti questa è più alta. Si vede, guarda qua la divisione. Non so, ripeto, se è un fatto di grafica. Tanto belline le skin, sinceramente. Allora, io sono un fan più che altro dello Stegoceratops, come quello del film. Quel poco che abbiamo visto, in realtà è più simile a un Nasuto, piuttosto che un Trike. E no, questa non c'è un'interazione, mannaggia, me la so persa. Ma vediamo se riusciamo a riacchiapparla dopo. Però non è male questo qua. Ovviamente il modello Frontier è molto simile a quello vecchio, diciamo, solo un poco aggiornato. Soprattutto la lunghezza delle corna, direi, principalmente. Sono un poco più corte queste, ma un poco più curve. E vabbè, sì, è molto carino, molto simpatico. C'ha dei bei colori, non è male. Usciti tutti quanti con dei colori simili in realtà qua. O quello è l'interazione, animazione ambientale. Si sta tipo stiracchiando la testa. Stiracchiando la testa, stiracchiando il collo più che altro. Vediamo se questi fanno una nuova interazione laggiù. Oh, che fa? Ah, gli piglia la zampa, la alza. Quello dice: guarda, ma che stai combinando? Quella è la mia zampa, lasciami stare. E giustamente si lamenta. Molto carini, peccato che di questi nessuno è Lux. Ma ne faccio uscire uno Lux però, ragazzi. Ok, ragazzi, questo qui deve entrare la versione Lux, ma vi faccio vedere. Se andiamo in modalità cattura, questo è com'è Lux, se fa mettere posa, voglio vederlo bene. C'ha queste belle strisce luminose pure sulle placche, soprattutto sul collare, non male, non male, interessante. Un bel azzurrino potente, prepotente. E non è niente male, sinceramente. Poi con la grafica un poco bassa sono un poco sbavate, però con la grafica più alta sono sicuro che siano ancora meglio. Sì, lui vabbè, alla fine a livello di glow up non è che l'ha ricevuto più di tanto, perché diciamo che il modello era già abbastanza interessante, quello Frontier. Ecco qua, stanno facendo le nuove interazioni questi. Però non mi dispiace rivederlo. Anche se è sempre preferito un altro ibrido di quelli originali, diciamo, del trio originale. Stai facendo corri? Dove vai, a mangiare o a bere? A mangiare. Abbiamo visto anche come corre, diciamo. Quindi interessante. A proposito, di cosa hai bisogno? Hai bisogno di foresta, frutta bassa e fibre basse. Cioè, non ha bisogno di molta roba. Più che altro un po' di foresta, ma no, è abbastanza facile da tenere come animale. Ecco qua che mangia. Animazione classica, ovviamente, ragazzi. Alla fine, come la puoi animare con l'animazione di quando mangiano questi animali quadrupedi? Ok, ci sta, guardate che tira un pochettino le piantine. Quell'altro invece là ci sta facendo un po' di interazione ambientale. Sto qua, sta seduto, però vediamo. Queste animazioni quando stanno postesi a riposare, vediamo se fa qualcosa di particolare. Oh, assolutamente sì! Oh, pure lui fa la cosa che tipo si muove un po', si gratta la schiena stendendosi a terra, che carino. Mi piace quando fanno queste cose. Ok, molto, molto cute, dai. Aspetta, questo vedo che si sta avvicinando all'acqua. No, nessuno vuole bere, ragazzi, dai. Ah, ecco qua. Beva, beva. Ecco qua, questa animazione di quando bevono. Fa un poco di spiramento dell'acqua. È molto classico pure questo. Oh, fa un pochettino con la linguetta fuori. Non si è visto bene perché dall'altro lato. Aspetta, questo mo beve, voglio farvi vedere. Perché se ho visto bene fa con la lingua tipo... Si lecca i baffi, tra molte parentesi. Più che il becco che i baffi, magari. Ah, questo è senza pattern, è un po' strano. Ecco, guardate, vedete che ha mosso un pochettino la linguetta dentro la bocca. Mi avete detto una mezza cosa. A quanto pare l'Ankylodocus ha interazioni con l'Ankylosaurus. Cosa che non avevo visto. Semmai ci faccio un video a parte. E vorrei vedere se loro hanno un'interazione con i trike. Allora, a sto punto, questo sta mangiando di nuovo. Vediamo un po', facciamo uscire un trike nel frattempo. Io spero che quando faranno le animazioni d'attacco useranno anche il Tagomizer, oltre che le corna. Ma secondo me, e da quel poco che ho visto, useranno solo le corna, purtroppo.
purtroppo. È un peccato perché tu mi metti il tagomizer, poi non me lo fai usare. Devo vedere, magari quando vogliono rompere le gabbie si usano il tagomizer. Ma ce lo proviamo con loro. Tra l'altro vediamo un po' cosa vi piace a voi come animali. Vediamo. Lo stegosaurus, i sauropodi, gli ornitomimosauridi, i ceratopsidi, l'adrosauride, gli adrosauridi, scusate, i pachycefalosaurus e i saprofagi. Però le teste nasuto, particolare, il torosauro, ovviamente, mannaccia, i carnivori in generale, gli anchilosauridi, gli stegosauridi a parte lo stegosaurus e ovviamente i teri. Ecco, qui possiamo un pochettino vedere la differenza della corporatura. Vabbè, sì, il stegoceratopo è un po' più grande, ma nemmeno di troppo in realtà. A livello di collare più o meno ci troviamo, un poco diverso, c'è un poco più di spine questo qua giustamente sulla testa. Le corna sono più lunghe, non di molto, però sono più grosse sicuramente. Il corno questo qua nasale pure è più grosso, non è molta la differenza tra le due specie. Ecco qua, questo qua sta dormendo in mezzo alle piantine, guarda com'è carina. E io vedo che comunque questo trike non è che si interessa più di tanto del... Ok, hanno risposto l'uno al verso dell'altro, però non è proprio un'interazione, direi. Beh, ragazzi, io con i trike vedo che non è che ci stanno più di tante interazioni, direi di passare ai carnivori questa volta. Ecco qua una bella animazione di caccia di gruppo contro i velociraptor. Beh, l'animazione è quella classica. Ho messo la telecamera sopra il velociraptor, forse non dovevo. Vabbè, non cambia molto, sembra quella dei trike essenzialmente. Sì, vabbè, non mi sembra molto diversa. Nemmeno usa la coda posteriore, il tagomizer, insomma. Non sembra usarlo più di tanto. Però... ecco qua, ragazzi, un bel combattimento tra i due stegoceratops. Secondo me userà... Oh, oh, una bella capocciata. Immaginavo che usavano la testa, purtroppo. Però... Ok, vediamo, magari l'animazione cambia un po'. È un po' diversa dal trike perché muove un po' con la coda, tipo il tagomizer. Però poi non lo usano, essenzialmente. Come se fanno l'incornata, tipo. Tipica. Oh! Ok, forse è un po' diversa, sapete? Non saprei. No, ok, no, è uguale. Mi sembra molto uguale. Oddio, forse no, perché non me la ricordavo così tanto presa, questa cosa. Forse sì, un po' diversa l'animazione. E adesso però come te la cavi contro qualcosa di un po' più grande, eh? Come si incazza. Abbiamo un bel indoor. Oh mio Dio, è strano. Questa è la versione lux. Perché è strano? C'ha le sopracciglia gialle. Però quando è notte? Quando è notte? Aspetta, questo già sta attaccando nel frattempo. Diventa rosa. Da giallo passa a rosa. Che cosa strana. Nel frattempo si glitcha da nuovo la telecamera. Vediamo un po' se cambia l'animazione. Ma penso che è sempre la stessa. Ok, vabbè sì, questa è l'animazione attacco classica dell'indoor. Vediamo invece lo stegoceratops riuscirà a attaccare l'indoor. Vediamo un po', spero di sì, perché poi non è che l'ho modificato l'indoor. Ok, sì. Ok, fa l'incornata. Mi sembra un poco diversa da quella classica dei ceratopsidi. Questa è la classica animazione, sempre, dell'indoraptor. La coda sembra che proprio non la vogliono usare, questi stegoceratops, purtroppo, ragazzi. Ecco qua, guarda, un'altra incornata. Sarebbe carino vedere un attacco diverso, però... Ok, ma vediamo come se la cavano contro un acro, che è un po' più grande. Oh, aspetta, ma questa è l'interazione quando bevono. Sì, ci stanno guardando. Oh, che carino, mi dimentico che ci sono queste interazioni ogni tanto. Perché è raro che due dinosauri vadano a bere nello stesso momento e stanno vicini. Vai, dacci una bella testata. Tanto quello vuoi fare, essenzialmente. Dai. Sarebbe bello, ripeto, un colpo di coda, ma non penso... Una bella testata, ci ha fatto abbastanza danno, si vede dalle ferite. Vediamo un po'. Ecco, vabbè, ovviamente l'acro riesce a darci un colpo. Dai, dai. Voglio vedere una bella animazione. Oh, no. Oh! Ai, 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 l'acro sta messo malissimo. Vediamo un po' se... Ok, ovviamente... Vabbè, sarà per la prossima volta, acro. Ok, vediamo un po', questo dovrebbe essere la morte dell'acro. Dai, sì, assolutamente, direi, ci siamo quasi. Oh, mi sa che muore così. Boom. Ecco qua. Ok, non c'è un'animazione rincornata che ci dà una codata o qualcosa del genere, però... Peccato, peccato. E voglio vedere invece come fanno quando vogliono uscire dalla loro gabbia. E vediamo un po'. Ah... Che palle, ma perché mi mettete che c'ha il tagomizer e poi non me lo fate usare? Da solo le testate, purtroppo, ragazzi. Un po' come nel primo gioco, un peccato. Bene, io direi di passare allo Species Viewer e rivedere qualche skin. Eccoci qua, ragazzi, vediamo un po' le varie skin. Se voglio dirlo prima, senza pattern, è così. Rano, un po' nudo. Questo è con rana, è con foresta di mangrovie. Poi con deserto di Sonora.
Valle della Morte, Grande Setto Sabbioso, Chaplain, Salone dell'Asco, Limpopo, carino, questo qua blu. Ok, non male scuro, rosa un pochettino, se quello l'abbiamo visto prima. E questo qua è molto carino, quello del fiume Gambia. Calcorana, Lido Bates, non male. E questa è la versione Lux, anche se io metterei per esempio questa skin tipo questo, non è male come combinazione. Bene, vediamo un po' di animazioni che mi sono perso. E questa non sono riuscito a farvela vedere. Che tipo si piega un pochettino con la gamba e si gratta le corna, va, diciamo, molto carino. E questa abbiamo visto come animazione, molto molto carino. Bene ragazzi, voi cosa ne pensate dello Stegoceratops? Io sinceramente mi piace, però non usa per niente il Tagomizer ed è un po' un peccato perché, cioè, l'avete visto inutilmente in pratica. Niente, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo in un prossimo video. Ciao gente, ciao!